Questa mattina il maltempo, del quale eravamo stati avvisati anche da uno stato di allerta proveniente dalla Protezione Civile del Veneto, ha comunque colpito in maniera repentina, infliggendo nel territorio forti raffiche di vento e pioggia violenta, in alcune zone trasformatasi in grandine. Questo ha causato danni a Borgo San Giovanni e al cimitero. Il vento ha provocato il distaccamento delle pietre che coprono la porta di accesso a sud. L'area è stata quindi limitata col nastro adesivo bianco e rosso a segnalare pericolo. Presumibilmente si procederà a fare un controllo anche delle altre piastre. Purtroppo la pioggia che è caduta questa mattina, anche se benefica, non è sufficiente a mitigare lo stato di siccità che vive il territorio. In definitiva, non sono molti i millimetri che sono caduti e il terreno è troppo arso e bisognoso di acqua per poter tornare ad essere fertile in così breve tempo. Per il momento l'agricoltura e il comparto orticolo continuano ad essere in ginocchio in attesa che le piogge che a monte hanno riempito gli alvei giungano a valle in modo che i vari consorzi possano distribuirle. Intanto la pioggia, il vento e la grandine hanno dato il tocco finale a una situazione critica, distruggendo in alcune aree le colture, giunte quasi al pieno della maturazione.